Grazie signor Presidente. Domani 11 ottobre celebriamo la giornata mondiale delle bambine e delle ragazze, una giornata per i loro diritti, per dire no alla violenza di cui sono vittime. Il nostro messaggio non può che essere tolleranza zero per le mutilazioni genitali e per i matrimoni delle bambine, due odiose forme di violenze che colpiscono le bambine nei loro primi anni, le cui tragiche conseguenze segneranno però tutta la loro vita. Abbiamo sperato che queste odiose pratiche potessero essere progressivamente sconfitte. Non è così. I matrimoni delle bambine stanno aumentando, specialmente tra i rifugiati, in particolare nella comunità siriana. È la loro scommessa per garantire protezione e sicurezza economica alle bambine. Anche le mutilazioni genitali sono in aumento perché si stanno diffondendo in paesi e comunità dove questa crudele pratica era sconosciuta. Nella diaspora europea, nello Sri Lanka, nel Caucaso settentrionale, e aumentano numericamente anche nei paesi in cui la pratica è da secoli una realtà per effetto della coincidenza tra credenza religiosa senza fondamento, povertà, crescita demografica, scarsa scolarizzazione femminile. Sono bambine, sono adolescenti che proprio per la loro età non hanno possibilità di proteggersi, di difendersi, non hanno voce. Alziamo noi la voce per loro. Grazie. Grazie a lei. È iscritta a parlare l'onorevole Bueno. Ne ha facoltà. Grazie Presidente. Voglio portare alla conoscenza di questo Parlamento la